Buongiorno. Stamane sono triste. Sono mesto. Sono anche impaurito. E insieme a me, l'Italia e gli italiani tutti, o quasi. Il nostro conduttore, il nostro faro, la nostra speranza, colui il quale per 4 lustri si è dedicato con un altruismo inconsueto, con una capacità intellettiva unica nel panorama mondiale politico, questo, come dicevo, nocchiero che ci ha portato e ha portato l'Italia in tutti questi anni fuori dalle procelle, fuori dalle tempeste, e ha guidato, diciamocelo pure, come un padre santo, amandoci come dei figli, abbiamo saputo che ha il cuore grondante di sangue. Per queste incomprensioni ultime, addirittura non più dagli italiani, quel modesto tra l'altro 80% che non ha mai condiviso le sue idee e i suoi programmi e le sue direttive. Questo problema oggi di incomprensione si è allargato addirittura all'Europa e al mondo. La Unione Europea non lo sta capendo, lo sta vessando, obbligando a intraprendere alcune vie che lui rifiuta. Dice: e che bisogno ho di scegliere vie alterne quando io in tutti questi anni ho provveduto alla salvaguardia di tutti gli italiani, compreso quei comunistacci? Io sono in grado di insegnare a voi a come si conduce una nazione, come si conduce un'economia, voi lo sapete, io sono un imprenditore di successo. E vabbè, non lo stanno capendo. Allora io, come tanti altri, abbiamo anche noi, per empatia, il cuore grondante di sangue. Coraggio, coraggio nostro capo indiscusso ed indiscutibile. E mi voglio rivolgere a quell'80% scarso di comunisti, di reprobi, di atei, di idioti, di bischeri alla Toscana, che le stanno facendo una contrapposizione ideologica vergognosa, lei non la merita. E allora, nel coro generale che si sente nell'aria di questi 80% di italiani, grosso modo circa 45 milioni, 4/5, insieme a loro io mi unisco al loro coro e dico: a Berlusca, ma vaffa!